Ebbene, amici fratelli della congrega, fratelli della congrega. Indossiamo il cappello. Sto effettuando il rendering della New Adventure. Peripezia, sta scomodo su questa sedia. Del commissario Falò. Questo investigatore privato. Fra l'altro è stato presentato negli States, Stati Uniti, questo Marlowe, sceneggiato dal writer di The Departed, William Monahan, da non confondere con lei Monahan, con l'attrice della prima stagione di True Detective, diretto da Neil Jordan, a quanto pare con un Liam Neeson scialbo. Stroncature impietose, chissà quando lo vedrò. Quando arriverà qui, è già disponibile in streaming. Domenica, il 19. Per me è sempre stata una giornata tristissima. Ma c'è una motivazione. Io, tanti anni fa oramai, mi dissociai dalla fede cristiana. Credo che i maggiori danni nella società siano, diciamo così, addebitabili, imputabili alla cattoborghesia e a chi crede nel Messia. E così sia. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con il tuo spirito. In realtà, molte persone primitive credono che la religione nasca durante la preistoria, un'era ancora più primitiva. Confonde l'irrazionale ancestrale, cioè l'animismo, con le credenze popolari, forse con la creduloneria, con l'illusione, appaiabile anche alla stregoneria, non voglio delirare. Beh, perché la cartomanzia, la magia nera, tutto parte dal Signore del Male, Prince of Darkness di Carpenter, no? Da due facce forse della stessa medaglia, in lotta fra loro, diametralmente opposte. Dove c'è un Dio e la sua nemesi è Satana. Satanismo della prima stagione di True Detective. Poi cambia la location, cambiano gli attori, non cambia lo sceneggiatore. Nick Pizzolatto, l'accendino, ecco qua. Si dimostra meno impreparato. Vinci, Leonardo da Vinci, no. Poi Mahershala Ali, Stephen Dorff. Adesso la quarta stagione non è stata scritta da Pizzolatto, che rimane produttore per incassare soldi. Lui è stato un creatore, anche se la prima stagione poi è stata diretta da Fukunaga, che doveva dirigere, come sappiamo, prima che subentrasse, venisse sostituito. Il progetto cambiasse, Hit di Andy Muschietti. I Maschietti, ecco. Jodie Foster, un maschiaccio. È una lesbica, Jodie Foster. Night Country, sempre della HBO, The Night Of. Sarà un video breve. Io sono un nichilista, sì.
alla fine mi sforzo terribilmente. E lì sì, sembro, a chi mi conosce abbastanza, profondamente insincero. Quando decanto l'amore, celebro il culo di Jodie Foster, no, il culto dell'amicizia di Rilke. Non sono una persona falsamente poetica, no, ecumenica. Credo che molti danni derivino dalla religione. Ora et labora, i giorni feriali in cui sei responsabilizzato, anche quando non sei sposato, quindi non sei legato a vincoli coniugali, matrimoniali. E poi devi osannare, osanna nell'alto dei cieli. Qualcuno che non esiste in questo mondo triste. Non va, non va. Al quarto tentativo s'accese la fiamma del mio peccare, del peccato. Sì, che peccato, che peccato. Potevo indubbiamente assoggettarmi alle regole, ai fondamenti cristiani su cui si basano le fondamenta di questa società di dementi. Dove la gente s'atteggia, recita un ruolo, e indossa delle maschere. Forse aveva ragione il cattivo True Detective. Take off your mask. In questa società schizofrenica, come Jerry Lewis delle Folli Notti del dottor Jekyll, lo schizzo col freno. Bisogna essere spumeggianti come Jim Carrey di The Mask o avere una doppia personalità, perlomeno una personalità celata dalla maschera sociale, altrimenti viene incendiato arso vivo, c'è quella caccia alle streghe, no? I riti voodoo e tu che tu. Avere una brutta cera, ma c'era una volta qualcuno che s'appartò, isolò. In una notte lugubre e eterna imperitura, scura. E da solo volle oscurarsi, perché questa società sempre meno mi rispecchia, già poco rispecchiò. La mia repulsione nei confronti dell'animalità, della carnalità. Quando entrai in fase adolescenziale, mi resi completamente virginale. Sprofondando in maniera abissale negli anfratti del mio inconscio, forse inesplorato, immergendomi in qualcosa di buio, per me pestilenziale. Ah, no, no, pentecostale. Senti la necessità di isolarmi da tutto questo baccano, da queste ambizioni fatue, dove gli uomini celebrano le donne belle, dicendo loro che sono delle fate. Your goddess, sei una dea, la dea.
vede l'amore. Tutta questa baracconata che avete messo su, questo gioco di competitività, di rivalità, e tu vedi la gente morta precocemente come me, glissatasi in maniera fantasmatica. E la osservi negli occhi, la provochi, la stimoli, fingendo poi di stimarla per spronarla, per avviarla a non bruciarsi come questo tavolo, non incenerirsi, a non buttarsi via. A non perdere la via. Con grande tristezza o con enorme schiettezza o splendida bellezza, dipende dai punti di vista, mie tenerezze, vi devo confidare che, malgrado sia stato quasi obbligato a recitare la parte della persona conciliata alla vita, innamorata della vita. Non ha funzionato. Perché non sono un salutista. Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive. Concludo così. Ieri sera sono uscito. Lo vedrete se vorrete vedere con chiarezza. La verità è la mia esposta e nullità esistenziale. A un certo punto, quello che già vi dissi, Luca si chiama. Bara Imola aveva recuperato 2 volte il portafoglio. Non è la prima volta che ciò accade ultimamente. La perdita del portafoglio. Non c'è due senza tre, ma lo perderò un'altra volta. Lo recupererò e io mi recupererò. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Non è spiegabile questo cambiamento. Infatti non c'è nessun cambiamento. Per fortuna. Io sono sempre stato così. Ma poi tempestato di richieste per soggiacere a questo mondo che in pratica reprimende o addirittura effettua delle inchieste. Se non sei chiesastico, non so. Ecco. E allora ridiamo, facciamo i cretini, rendiamoci clown per una società di pagliacci, di persone ipocrite, di maniaci sessuali, interessate soltanto a fare soldi per farsi il culo. Credo che ottempererò a ciò che già volli fortissimamente, volli. Non ha volontà, ragazzo, è volenteroso, no? Voglio e vorrò continuare con la scrittura del commissario Falò. Due, tre, non c'è due senza tre, ci sarà il terzo, il quarto, la quarta stagione di True Detective, il quinto, il sesto. Settimo, ottavo, nono, libro, decimo comandamento. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma Dio chi è? Non lo so. Io prevedo delle cose. Vedo oltre, soprattutto
sono lungimirante, chiaroveggente, profetizzante, qualcosa che accadrà presto. Presto. Messianico. O soltanto un ciarlatano imbonitore cialtronesco. Charltonesto. The Ten Commandments. Ben-Hur. Questi film biblici. E domenica c'è chi a San Pietro pontifica. La gente pedagogizza. Le sinagoghe, le moschee, le mosche. Bisogna stare attenti alla Zanzara. È un programma dove si fa della cattiva satira. Sono sardonico, sono fanatico, sono matto. Sono qui col cappella, col cappello. La cappella, Sistina. La cappella, le cappelle, le donne belle che succhiano l'uccello. Ah! Come sono volgare, porco Dio e puttana la Madonna. Sono blasfemo, bestemmio. Non mi piace niente del mondo. Non mi piace più il calcio, forse. Non mi piacciono le canzonette. Non mi piace niente. E vedrai che se farai così proverai piacere, una roba. Proverò un grande piacere. A rivedere la prima stagione di True Detective. Questo rascollo, questo nichilista, questo uomo appartatosi, che non crede ai predicatori. La gente che suggestiona il prossimo col potere ipnotizzante della parola, la maieutica. Giancarlo Giannini che doppiò Al Pacino, sento fuma, suo figlio Adriano. Celentano, no. È questo che intendo quando parlo del tempo e della morte e della futura. Molta gente crede che comportandosi bene, in maniera ambivalente, potrà essere ricompensata eternamente. È questo che intendo quando parlo del mio tempio, dell'imbecillità e di questa società. Non ho capito come si sta al mondo. Non ho capito. Perché questo mondo non mi appartiene. Essendo io un predestinato, un mainato, uno ammainatosi, uno arenato, rinato. Salutami Renato. Tanto è tutto un gioco di idiozie. Giusto? Perché faccio così? Mi esibisco? Perché mi va. Sono un gigione. Sono anche Al Pacino di The Devil's Advocate. E sto qui, qua giù sulla terra, dall'origine di tutti i tempi e di tutte le tempie. Ti entri nella mente, demente. Oh, ha. Ho mangiato dei cannelloni, buoni. Andrò in bagno, caccerò delle scorregioni. Scriverò un'altra recensione sulla zona morta, della zona, sì, David Cronenberg, ma non sarò felice, non lo sarò mai. Potrei anche vincere l'Oscar, il premio Nobel. Sono triste perché il mondo è triste.